In Toscana lo scenario per quanto riguarda i beni confiscati com'è? Allora, dei 12.442 beni confiscati in Italia, in Toscana ne abbiamo 87, un piccolo numero. Ne abbiamo tantissimi in situazioni di sequestro, quindi arriveranno a confisca, ma di questi 87, 32 non sono stati assegnati a nessuno, quindi attendono che qualcuno le possa riutilizzare in modo degno e in modo giusto. Dietro ogni bene confiscato c'è un pezzo di storia. Se noi andiamo a vedere i beni confiscati della Val di Nievole, andiamo a riscoprire che lì la banda della Magliana, anni fa, perché un iter processuale dura 15 anni, quindi che lì 20 anni fa la banda della Magliana veniva messa sotto inchiesta. E quindi, ma chi chiamò la banda della Magliana a Monte Catini Terme? Non penso che Nicoletti, leader della banda Magliana, abbia preso un treno da Roma e si è sceso a Monte Catini. Se noi andiamo a vedere cosa è accaduto all'Isola d'Elba, dobbiamo capire come mai questo camorrista all'Isola d'Elba si era sostituito alle banche e faceva l'usuraio. Se noi andiamo a vedere, quindi ogni bene confiscato si porta dietro una storia. Da tempo nelle scuole toscane si sta facendo uno studio. Noi abbiamo chiesto alle scuole che aderiscono a progetti di educazione alla legalità, anche finanziati e sostenuti dalla Regione Toscana, che la scuola prenda in consegna un bene confiscato, ne faccia uno studio di chi era quel bene confiscato, chi ha chiamato quella persona arrestata, come fu arrestata, quel bene confiscato cos'è oggi. Questo è molto importante, perché in questo modo si può studiare e conoscere il proprio territorio e si può combattere la profonda malattia che c'è nella nostra regione, che si chiama omertà. Omertà spesso è una parola che riconduce al sud del nostro paese. La Toscana è malata di omertà. Non è terra di mafia, ma la mafia c'è. Spesso, in tanti se lo sono dimenticati, qualcuno in buona fede, altri che sapevano che invece c'era infiltrazione mafiosa, hanno la responsabilità di essere complici di questa omertà.